Il brano che abbiamo ascoltato, il secondo capitolo della lettera ai Tessalonicesi, è un brano misterioso, numero uno, importantissimo, numero due, altamente drammatico, numero tre, e anche dolorosamente illuminante su alcune problematiche molto concrete, molto reali della nostra vita. Allora, il contesto, quello che Gesù, sì, scusate, quello che San Paolo affronta nel primo versetto. Penso che tutti più o meno sappiamo che nella primitiva comunità cristiana era attesa con una certa imminenza la cosiddetta parusia, la venuta del Signore nostro Gesù, proprio in greco è proprio il termine, no? Parousias tou kyriou. Emone Gesù Cristo, si dice anche in teologia la parousia, cioè la venuta di Gesù nella gloria, il ritorno di Gesù nella gloria, la risurrezione della carne e poi il giudizio universale. E vedete che già a quei tempi, adesso ci sono in forme diverse, ma già a quei tempi c'erano probabilmente con qualche pazzediello che girava, gente che andava vantando ispirazioni, parole o addirittura falsificando le lettere degli apostoli, qualche lettera fatta passare come nostra. E che cosa andavano dicendo? Quasi che il giorno del Signore sia imminente. Quindi questa storia dell'imminenza del giorno del Signore era stata fatta circolare, evidentemente, da qualche ambiente eterodosso e certamente turbava e confondeva le persone. Che facciamo adesso che torna il nostro Signore? E San Paolo è perentorio, nessuno vi inganni in alcun modo. Questa è una bella notizia, rincuorante, però purtroppo quello che viene dopo lo è un po' meno. Perché, come del resto Gesù in maniera velata, anche se non troppo, aveva predetto nei discorsi cosiddetti escatologici dei Vangeli, prima che Gesù torna, devono accadere molte prove, molte tribolazioni. Si dice anche guerre, terremoti, cose del genere, fatti terrificanti, addirittura poi potenze dei cieli che sono sconvolte, ricordiamo i discorsi scatologici, no? Ma la cosa drammatica, proprio, cioè, teniamo presente che quello che dicono gli esegeti moderni, le lettere dei Tessalonicesi sono state tra le prime, tra quelle scritte da San Paolo. Quindi siamo non molto lontano dall'ascensione di nostro Signore, quindi siamo intorno agli anni 60-70 d.C., quindi la Chiesa che stava proprio in cammino a gonfie vele per cercare di portare il Vangelo dovunque, quindi la primissima evangelizzazione. E già si sente dire questo termine sinistro, prima dovrà avvenire l'apostasia. Terribile. Che cos'è l'apostasia? L'apostasia, se apriamo il catechismo, è un peccato gravissimo, perché l'apostasia è il rifiuto cosciente e volontario della verità conosciuta dopo averla accolta. È chi rinnega la fede. Un apostata, per esempio, per fare un esempio comprensibile, è che se io sono cattolico, quindi ho la pienezza della verità, divento testimone di Geova, o anche soltanto divento luterano, è apostasia. Peggio ancora se ovviamente se divento ateo. Oh, qui quello che fa intendere San Paolo, questo non è un problema di qualcuno, dovrà avvenire l'apostasia e dovrà essere rivelato questo misterioso uomo iniquo. In greco è o anthropos tes anomias, letteralmente è l'uomo dell'iniquità, anomias letteralmente significa l'uomo che è senza legge, o meglio, che si rifà la legge a sua immagine e somiglianza, ovviamente qui si intende senza la legge divina, ancora colui che si contrappone e non solo all'immagine di Lucifero si innalza sopra ogni essere che viene detto Dio oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio additando se stesso come Dio. Chi
Chiaro che l'interpretazione di queste parole tantissimi si sono avventurati, anche perché questa è una profezia, quindi le profezie sono sempre misteriose, no? Molto difficile entrare nei dettagli, però qualche spunto San Paolo ce lo dà proseguendo il discorso, quindi lasciando questa evidentemente profezia nella difficoltà di interpretazione che ha, però qualcosa poi ce la dice. Dice che il mistero dell'iniquità è già in atto, purtroppo, come noi sappiamo, la passione, la morte e la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, sì, ha vinto il peccato e la morte e ha spogliato l'inferno. Però, da questo è da un punto di vista oggettivo, c'è cioè quello che ha fatto il Signore. Però purtroppo tutti noi siamo ancora, ahimè, in combattimento. Abbiamo tutto il peccato originale. E quindi, come si legge nel libro dell'Apocalisse, dopo questi eventi, il diavolo non è che dice, vabbè, adesso questo mi ha vinto, mo mi calmo, non ho più scatenato di prima. Ecco. E c'è questo misterioso catecon, in greco, cioè qualche cosa che impedisce all'inferno di scatenarsi con tutta la sua virulenza. Verrà un momento in cui questa cosa sarà, dalla divina provvidenza, tolta. Sarà lasciato un pochino carta bianca all'inferno, un po' come è stato lasciato carta bianca all'inferno in occasione della passione e della morte di Gesù. E allora sono veramente guai. La rivelazione di quest'uomo empio, molti lo identificano con il cosiddetto anticristo, no? La cui venuta avverrà nella potenza di Satana. E attenzione, come Gesù dice nel Vangelo, con ogni specie di portenti, di segni e prodigi menzogneri. Cioè non dobbiamo immaginarci questa cosa come una manifestazione palese, a scena aperta, cioè ecco l'anticristo, ecco l'uomo iniquo, perché tutti lo riconosciamo e quindi scappiamo a gambe levate. No, purtroppo, no, non è così. È una colossale menzogna, è un colossale inganno, ordito a regola d'arte. E che facciamo? Chi è che cade in questa trappola? Ecco la grande rivelazione che dobbiamo tenerci e che dobbiamo veramente custodirla e dobbiamo soprattutto poi agire di conseguenza, perché anche senza trovarci dinanzi all'uomo iniquo, all'anticristo, che non sappiamo né dove né come né quando queste cose proprio avranno il loro compimento letterale, però dobbiamo comunque stare sempre attenti. Chi è che può essere, in altre parole, ingannato dal diavolo? In maniera irreversibile, attenzione, perché i trucchi e le diavolerie sono all'ordine del giorno, d'accordo? E ci sono caduti nel corso della storia fior di santi, ok? Perché ce n'è per tutti, nessuno scampa, però un conto è una caduta momentanea e poi ti rialzi e scopri l'inganno, un conto è la caduta definitiva, che tu lì rimani e lì muori. Questo è un altro discorso. Chi è che ci cade? Per quelli che vanno in rovina perché non hanno accolto l'amore della verità. Bellissimo questo termine per essere sano. Non la verità, l'amore per la verità per essere sani. Cos'è che ci salva? L'unica cosa che ci può salvare dal Signore degli inganni. Perché questo riordisce in maniera perfetta, cioè quando si rivelerà quest'uomo iniquo, la gente gli andranno dietro forse anche chi lo sa, anche cristiani, anche cattolici. Pensando che sia addirittura uno buono, non uno cattivo. Noi sappiamo che il diavolo è veramente diavolo quando fa così, no? Non quando si manifesta con la corna e con le coda, con le corna e con la coda, ma quando si traveste da angelo di luce, no? Ci si salva solo se si conserva l'amore alla verità. Oggi è la festa di Sant'Atanasio. Il Signore questa cosa la vede, non soltanto la vede, ma questa è l'unica cosa che ci può scampare.
Perché se c'è questo amore sincero, profondo, la nostra volontà non potrà essere trattenuta a lungo dall'inganno, perché il Signore ci aiuta e ci manderà la luce per poterlo riconoscere e poter darci a gambe levate. Ma quando questo non c'è, qui c'è un'espressione tipica della Sacra Scrittura, come quando si dice nell'Antico Testamento che Dio indurisce il cuore del Faraone, no? Dio non è che ha indurito il cuore del Faraone. Il problema è che il Faraone si è ostinato e quindi si è messo in condizione di diventare il classico inilluminabile, inconvertibile. L'espressione di questo genere è quella che usa San Paolo, dice: per questo Dio invia loro una potenza d'inganno, perché essi credono alla menzogna. Non è che Dio vuole che questi credano alla menzogna, ma questi si sono induriti, cioè hanno scelto, e questa è una scelta simile a quella di Satana, di ottenebrarsi la vista, di non fare la fatica di cercare la verità per l'amore, anche quando la verità è dolorosa, perché ti fa accorgere che c'è che le cose stanno veramente diversamente da come magari pensavo prima, o da come vorrebbero farmi vedere le cose, o da come vorrebbero farmi credere. Io vorrei, questa è una meditazione, non è una catechesi, però vorrei un attimo dire qualcosa per chi sta ascoltando in diretta, in presenza, e ascolterà queste cose, saranno pochi ma non fa niente. Noi dobbiamo pensare a una cosa, che la nostra psiche non ci aiuta su questo, perché alcune verità sono dolorose e comportano delle conseguenze gravi se io le accolgo. Ripeto, come la lettura della messa di oggi questa ci è capitata, oggi è la festa di Sant'Atanasio. Sant'Atanasio, per l'amore della verità, ha avuto una vita, umanamente parlando, cioè infernale, non ha avuto un attimo di pace, non ha avuto un attimo di tregua, cioè, un piccolo inferno, anche se certamente nel cuore sovrabbondava di grazie e di consolazione da parte del Signore, ma l'ha pagata di brutto, l'ha pagata questa cosa. Quindi, perché dico questo? Perché la nostra psiche fa dei ragionamenti lampo, velocissimi. Quindi, appena si fa capolino la verità, comincia il nostro cervello a dirci: non aprite questo capitolo, perché se apri questo capitolo è la fine, perché se Dio non voglia le cose stessero veramente così, siamo rovinati, siamo morti. È terribile questa cosa. Il problema è che se noi assecondiamo, non smascheriamo questi processi mentali, corriamo il rischio di finire nell'inganno, speriamo non a questi livelli, insomma, no? Però non è mai bene rimanere nell'inganno. Quindi chi è che va a fare una brutta fine anche dinanzi a queste situazioni drammatiche? Chiude San Paolo. Solo quelli che non hanno creduto alla verità, torna il tema della verità, ma hanno acconsentito all'iniquità, all'ingiustizia in greco, la adichia. Quindi facciamo silenzio adesso davanti al Signore. Io vorrei suggerire, lo farò anch'io, di chiedere al Signore davvero, ecco, se siamo impastoiati attualmente in qualche idea erronea o in qualche inganno, che ce ne stanno quanti ne vogliamo, che il Signore ci faccia luce e ce lo faccia capire. E mi invito anche a, davanti al Signore, chiedersi se noi veramente abbiamo questo amore alla verità, che è l'unica cosa che ci mette a riparo, non soltanto dal cadere nell'inganno, ma nel rimanere in esso e non poterne uscire fuori in nessun modo.